Direzione investigativa antimafia di Salerno ha eseguito un decreto di accesso per verifiche antimafia emesso dal prefetto di Salerno Sabatino Marchione nell'area di cantiere destinata alla realizzazione dei lavori di difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa ambito 3 nel tratto antistante via Leucosia nel capoluogo. Il cantiere è sorto sul lungomare Colombo di Salerno. Vede la presenza di due ditte della provincia di Napoli che si sono aggiudicate l'appalto bandito dal comune di Salerno del valore di circa 8 milioni di euro. Le verifiche effettuate dal personale della DIA hanno riguardato tutte le persone e i mezzi a qualunque titolo presenti sul cantiere. Inoltre è stata acquisita, per essere successivamente esaminata, tutta la documentazione relativa ad affidamenti, forniture dei materiali, noleggio di mezzi e ogni altro elemento utile a verificare possibili tentativi di infiltrazione di soggetti collegati alla criminalità organizzata. Proprio la fase della cantierizzazione dell'opera è, secondo quanto sottolineano gli investigatori, quella più delicata e più esposta al rischio di penetrazione dei sodalizi malavitosi. Ai controlli hanno partecipato anche il personale del locale ispettorato del lavoro e della polizia stradale per le verifiche di propria competenza e per la constatazione e contestazione di eventuali violazioni amministrative.